Gesù nasce a Betlemme, la città di Davide. Nasce nella notte, nel silenzio, e solo i pastori sono corsi ad adorare il Signore guidati dagli angeli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini amati dal Signore. Ora la nascita del Signore è manifestata a tutti gli uomini che i magi venuti dall'Oriente rappresentano. Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato ci dice come la pagina profetica di Isaia, la prima lettura di oggi, si sia realizzata. Rallegrati, rivestiti di luce, Gerusalemme. È proprio il tema della luce che va tenuto presente per cogliere tutte le indicazioni offerte dal racconto evangelico. Con Gesù viene nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo. Cristo è la luce. Nella creazione narrata dal libro della Genesi, la prima opera di Dio è la luce. Allora il Vangelo ci fa pensare che con Gesù siamo di fronte a una nuova creazione. L'uomo, ogni uomo, è nella possibilità di essere nuova creatura. Chi cerca la vita, chi non si accontenta di vivere così come vive, ma ama la verità, la giustizia, è in ricerca, vede la luce, la stella, può seguirla e trovare come nasce. Gerusalemme è il cuore, il centro attrattivo dei popoli del mondo, secondo la visione di Isaia. Viene la tua luce, le tenebre, la morte sono vinte, rivestiti di luce. E questa ricerca che Isaia descrive non è di alcuni di allora, ma è di tutti e di sempre. San Paolo agli Efesini lo ricorda con decisione. È il Vangelo che diventa guida alla scoperta di una vita nuova. È il Vangelo, ci ricorda l'Apostolo Paolo, è affidato alla povertà della predicazione. Allora c'è bisogno di uomini, donne, generosi, apostoli, profeti, che si impegnino nell'annuncio del Vangelo, perché senza il Vangelo non c'è speranza. Queste considerazioni devono spingerci ad una conoscenza sempre più vera e approfondita del Vangelo, a metterci in ascolto, attento del Vangelo. I magi hanno veduto la stella, la luce, segno che qualche evento straordinario è avvenuto. E questo è da sempre nella tradizione biblica e anche nelle culture orientali. E i magi vengono dall'Oriente a rappresentare l'universale attesa e speranza di salvezza, vera e propria dimensione umana dell'esistere. I magi cercano un re che è nato e si rivolgono a Erode. La sorpresa di Erode non meraviglia, meraviglia la sua inerzia. Indica Betlemme come meta, ma non si unisce ai magi nella loro ricerca. Lui non è in attesa del Salvatore, è in difesa del suo potere.
ugualmente i sacerdoti e gli scribi da lui consultati. I magi vanno a Betlemme, incontrano Gesù e si prostrano adorando e offrendo i loro doni. Dio si rivela a chi lo cerca. In realtà è Lui che cerca noi e si dona a noi. L'incarnazione del suo Figlio unigenito è proprio tesa a rivelare il volto del Padre per far scoprire che tutti siamo uno, con Lui figli e fratelli. Nella visione suggerita dalla liturgia della parola, noi siamo i magi. E noi abbiamo da seguire, da cercare gli atteggiamenti tipici di questi uomini straordinari. E vorrei sintetizzarli così. Guarda il cielo, alza gli occhi, vedi la luce. Lascia stare il modo tranquillo e comodo di vivere. Mettiti in cammino, in ricerca. Ascolta e rifletti su quanto ti viene detto dal Signore e dalla vita. E infine adora e dona qualcosa di te a Gesù e ai fratelli che sono Lui. Così diventerai profeta e a tutti potrai dire: vieni anche tu, vieni e vedi.